come ha detto il Presidente, tutto è un po' figlio dell'articolo 1 del CPCM, che di fatto evita dice di evitare gli spostamenti dalle zone interessate, quelle cosiddette arancioni, che siano di natura turistica. Quindi tutto ciò che è legato al lavoro, in entrata e in uscita da quelle zone, ivi compreso il trasporto delle merci, è consentito. E analogamente anche gli operatori che trasportano le merci possono sul territorio effettuare quelle operazioni connesse al carico, scarico delle merci, anche se provenienti o dirette naturalmente in quei territori. I treni e i collegamenti con le regioni Veneto e Lombardia in questo momento permangono, come su tutto il territorio nazionale. Naturalmente si stanno facendo delle riflessioni sul collegamento diretto con Milano, che non è evidentemente legato a ragioni pendolaristiche piuttosto che di salute, e quindi potrebbe essere un servizio che viene meno, al fine di evitare quegli spostamenti turistici che, al di là delle sanzioni giuridiche e per certi versi vanno rimessi alle responsabilità individuali, e quindi è bene aiutare le responsabilità individuali che in molte occasioni non ci sono, e qualche collegamento su gomma che abbiamo verso Madonna di Campiglio collegata con Brescia. Per quanto riguarda i servizi sui bus e nostri ordinari, permane tutte le cautele, e domani saranno introdotte ulteriori cautele a beneficio anche degli operatori, come è avvenuto in altre regioni, quindi molto probabilmente verrà completamente meno il ruolo di controlleria, ma non per questo l'obbligo di essere muniti di titolo di viaggio. Potenzieremo i servizi per i centri educativi che rimangono aperti, tipo centri ANFAS, al fine di garantire un coefficiente di riempimento dei mezzi del 50%, cioè lasciare più spazio ai ragazzi o più o meno giovani che frequentano questi centri, che continuano a frequentare, per evitare anche un accollo importante e gravoso per le famiglie.